Vedi? Finalmente qualcosa di veramente utile per noi e per tutta la città. Il progetto SmartMap, una novità tecnologica che punta a trasformare le città rendendole intelligenti. Ma di che si tratta? Trasformare? Ne avevo già sentito parlare e mi ha molto incuriosito. SmartMe si propone di creare un'infrastruttura distribuita di oggetti intelligenti disseminati sul territorio della città di Messina e connessi alla rete internet. Oggetti? Ma di che oggetti si tratta? Le città sono fatte di oggetti, con cui i cittadini interagiscono quotidianamente. Arredi urbani, edifici pubblici, mezzi di trasporto e tanto altro. Questa infrastruttura permetterà agli oggetti di interagire tra di loro e raccogliere dati allo scopo di sviluppare servizi innovativi per la cittadinanza e rendere la città smart. E allora è un'innovazione tecnologica al servizio del bene comune? Sì, sì, Messina, col suo territorio dalle enormi potenzialità ma dalle numerose criticità, presenta tutte le caratteristiche per beneficiare appieno dei vantaggi di questo nuovo modo di intendere la città. Gestione della mobilità, controllo della qualità dell'aria, monitoraggio e sicurezza del territorio. Segnalazione di atti che mettono in pericolo il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini e numerose altre questioni urbane possono essere affrontate tramite le nuove tecnologie ICT in modo efficiente, sociale e partecipativo. Il progetto SmartMe ha l'ambizioso obiettivo di trasformare Messina, rendendola intelligente, dove gli oggetti assumono un ruolo attivo, secondo il paradigma dell'Internet delle cose, IoT, Internet of Things. You know it. SmartMe è un progetto di crowdfunding dell'Università di Messina, coordinato dal gruppo MDS Lab da me diretto e dall'Industrial Liaison Office gestito dalla professoressa Daniela Baglieri. Mediante l'utilizzo di schede basate su microcontrollori a basso costo, SmartMe si pone l'obiettivo di monitorare parametri generali come la qualità dell'aria, il rumore, la temperatura o specifici aggregati come l'erosione delle colline, il traffico veicolare e lo stato delle strade. I cittadini possono diventare parte di questa rete attraverso l'utilizzo di smartphone con i quali sarà possibile interagire con gli oggetti, ad esempio venendo informati in tempo reale sulla posizione dei mezzi pubblici o dialogando con un monumento per scoprirne la storia o la tecnica realizzativa. Sarà inoltre possibile ricevere segnalazioni in caso di emergenza o essere guidati verso un parcheggio libero in una zona affollata. Tale enorme mole di dati potrà essere gestito in maniera efficiente facendo ricorso alla tecnologia del cloud computing. Contribuisci anche tu! Esistono svariate possibilità di partecipare al progetto SmartMe. Attraverso la raccolta fondi e versando un piccolo contributo, puoi partecipare come sostenitore, qualunque cittadino che voglia contribuire al progetto senza ricoprire un ruolo particolare, ma solo per contribuire al bene e al miglioramento della propria città. Utilizzatore, un contributore di questo tipo avrà accesso esclusivo ai dati raccolti dal sistema durante il primo anno di esercizio e potrà anche mettere a disposizione il proprio smartphone per contribuire in maniera automatica alla raccolta dei dati tramite i sensori già presenti sul dispositivo stesso. Sviluppatore, un contributore di questo tipo è un esperto nello sviluppo e nella realizzazione di servizi di rete, a cui sarà garantito l'accesso all'intera infrastruttura per testare ed eseguire i propri applicativi. I servizi sviluppati sull'infrastruttura saranno a disposizione di tutti i cittadini una volta a regime. Indipendentemente dalla tipologia di partecipazione scelta, sarà possibile richiedere l'installazione di uno specifico sensore in una data posizione e di accedere ai dati da questo rilevati. Ad esempio, un cittadino che volesse conoscere il livello di rumorosità nella sua zona di residenza o avere informazioni sulla qualità dell'aria potrà richiedere l'installazione di un sensore apposito e ricevere le informazioni desiderate. SmartMe è un'iniziativa dell'Università di Messina aperta a ricercatori, hobbisti, aziende pubbliche e private, a chiunque abbia fantasia, passione per la tecnologia e voglia di sperimentare.